L'esperienza di Lazio Sound è stata un'esperienza bellissima, soprattutto in un momento come quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo tuttora purtroppo, che è quello della pandemia, che per noi musicisti è stata una cosa molto brutta perché non abbiamo più potuto fare live, suonare e sicuramente oltre alla vittoria che è stata una cosa inaspettata e bellissima, e Lazio Sound è stato anche un modo per tornare su un palco, tra l'altro anche un bel palco, quello dei Rossellini. E per me è stata anche una cosa molto positiva perché ho in cantiere diversi brani in italiano e Lazio Sound mi sta dando la possibilità di creare il mio disco nuovo in italiano, per cui è tutto bello, sono molto contenta. La mia decisione di partecipare a Lazio Sound è stata molto spinta dal fatto che non si faceva più nulla e in realtà il premio era molto appetibile perché io avevo bisogno di fare un disco, per cui ho detto vabbè, partecipo, non mi sarei mai aspettata la vittoria, sono sincera, però di base l'ho fatto per fare qualcosa, perché durante la pandemia io mi sono abbastanza buttata giù, ho scritto pochissimo, non vivendo niente, non avevo tante cose da raccontare, per cui ho avuto proprio bisogno di una botta di vita e lo è stato, e il risultato è stato proprio... cioè veramente inaspettato e sono molto contenta. Il mio singolo Sospesa è il mio primo brano in italiano, appunto, ed è per me una cosa totalmente nuova, perché la lingua italiana rispetto alla lingua inglese è una lingua che qui viene capita sicuramente di più ed è molto più diretta ed è anche molto diversa a livello di suono, quindi è stata una bella sfida riuscire a scrivere un testo in italiano, ma devo dire che sono soddisfatta di quello che è uscito. E è un brano che parla di un momento particolare della mia vita, una relazione malata, se si può dire così, in cui c'è una parte più forte e una parte più debole, io ero la parte più debole, e questa canzone esprime, è come fosse un grido di libertà, quindi la mia emancipazione da questo rapporto che mi ha, diciamo, incatenata per lungo tempo. Ed è un brano che in realtà ho scritto in veramente pochissimo tempo, forse un quarto d'ora, perché per me le canzoni, poi quelle che funzionano, che decido poi di registrare, sono sempre quelle uscite in pochissimo, perché sono quelle più vere e più sincere. E ho un canale su YouTube dove faccio cover in modo un po' particolare, creo le strumentali delle cover non con strumenti reali, quindi chitarra, pianoforte, ma utilizzando degli oggetti comuni. E questo format è nato guardando degli altri format americani, in particolare Mystery Guitar Man e Andrew Wang, e ho deciso di sperimentarlo a modo mio e ha avuto parecchio successo, devo dire, e mi ha portato anche a realizzare una cover di Sofia, che è il brano di Alvaro Soler di qualche estate fa, insomma, e assieme a lui e Michele Bravi, quindi è stata una collaborazione molto importante e mi ha portato anche molto pubblico, devo dire. Allora sì, nel 2018 ho aperto due date del Non Abbiamo Armi Tour di Ermal Meta, ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Come è arrivato? Il suo chitarrista, Marco Montanari, è il chitarrista che ha suonato nel mio disco, il mio primo disco, primo e unico disco in inglese, Unlocked. Quindi diciamo che c'era già una conoscenza. Poi un giorno mi ritrovo su Instagram il tag di Ermal Meta sul mio disco, cioè ha condiviso il mio disco e ci sono rimasta benissimo, è stato pazzesco. E quindi da lì, diciamo, ho capito che lui apprezzava la mia musica e mi ha dato possibilità appunto di aprire queste due date, è stato bellissimo, ricordo bellissimo. Allora sì, io ho suonato in strada sia a Roma e ho fatto un'esperienza di una settimana a Londra, è stata un'esperienza bellissima, tra l'altro il viaggio sono riuscita a pagarlo con i soldi che avevo messo da parte, con il guadagno che avevo avuto suonando a Roma per strada. E è stata un'esperienza bellissima che credo mi abbia formato parecchio e mi ha anche aiutato molto l'esperienza soprattutto della strada, sia Londra che Roma, mi ha aiutato a rompere la paura del palco che io avevo e ora sembra che non ho più, adesso devo riromperla perché solo col fatto che con la pandemia non suono da un anno e mezzo, vedremo.
Sono un po' attesa all'idea di un concerto ora. L'idea di utilizzare degli oggetti nelle mie canzoni originali non lo so, sono sincera, però sono aperta a provare. Vediamo, magari invece sì, il suono di una porta magari ci sta bene, al posto di una cassa.